Passiamo al secondo argomento, approvazione del conto di gestione esercizio finanziario 2011 e suoi allegati. Passo la parola al dottor Ingegneri. Come dicevo, questa scadenza di fine aprile prevede l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno precedente, quindi l'anno 2011. Dai dati contabili risulta che si è realizzato un avanzo di amministrazione di 95.000 euro e è dovuto in particolare sia a delle economie per quanto riguarda il fatto corrente, sia da maggiori entrate dovuta all'attività di accertamento per quanto riguarda le imposte. In quanto per l'anno 2011 comunque non era possibile aumentare nessun tipo di tariffa, quindi c'è stata una politica di riduzione delle spese. Agli atti è stato presentato, come previsto la normativa, 20 giorni fa la relazione come della relazione della giunta quadrato obbligatorio allegato, in cui venivano indicate tutte le varie voci delle tratte di spesa che giustificavano la realizzazione di parte amministrazione. E quindi in questa sede si va a trovare lo schema di bilancio che prevede inoltre l'allegato che riguarda il conto del bilancio, che è lo stato finanziario per quanto riguarda le spese, lo stato di conciliazione, il conto economico e il conto del patrimonio. Vuol farci una panoramica su quella che è stata la se ci sono state delle modifiche o delle variazioni in corso in questi ultimi, dalla precedente a oggi, se avete fatto delle scelte. La relazione della giunta, che è l'altro direttore, che è quello che poi esprime e fa evidenziare le varie differenze rispetto all'anno precedente, venivano indicati i valori rispetto all'anno 2010 e rispetto all'anno 2011. Naturalmente ci sono, per quanto riguarda tutto il primo, che sono quelle delle imposte, un aumento praticamente di 14.000 euro, ma soprattutto queste maggiori entrate sono dovute sia per quanto riguarda il divieto dell'ASCO, che è stato maggiore rispetto all'anno precedente, proprio di 14.000. E quindi, siccome la maggiore parte che trovate non è dovuta a una singola voce, ma è una sommatoria, e quindi ci sono sia voci che sono diminuite, sia voci che sono aumentate. Come è diminuito, ad esempio, il trasferimento dello Stato, perché se vi ricordate, nel 2011 c'è stato poi anche uno stravolgimento sia del titolo primo che del titolo secondo. Perché il titolo secondo che riguardava il trasferimento dello Stato, i trasferimenti sono trasformati in fondo di equilibrio e siamo passati da un concetto di trasferimento a un concetto di entrata propria, in quanto se ricordate nell'ultima lezione di bilancio abbiamo spostato il fondo di equilibrio al titolo primo. E complessivamente quindi comunque le entrate, più i tre titoli
società di solito ricorrente che va a finanziare il quadro pubblico di titolo primo si è ridotta comunque di 20 milioni di euro rispetto all'anno prima. Per quanto riguarda poi il titolo 4 che riguarda le tratte da oneri e i permessi di costruire, anche quelli si sono ridotti e da 161.264 c'è stato un impegno 96.000 euro, però il titolo 4 sono finanche il titolo secondo, cioè delle manutenzioni straordinarie e interventi, se non vengono riscossi non vengono neanche spesi, quindi diciamo non è che questo comporti un disequilibrio. Per quanto riguarda invece le spese correnti, lì si è intervenuto nella questione diretta e c'è una sostanziale riduzione della spesa corrente poi di 93.000 euro. E dovuta anche qua in parte a un giroconto, perché dovete pensare che per quanto riguarda la spesa per la messa scolastica, allora nella previsione di spesa annua noi stimiamo che tutti i bambini, tutti i giorni di apertura della scuola che sono iscritti alla messa vanno a mangiare, quindi noi stimiamo un numero di pasti pari a quanti effettivamente dovrebbero essere serviti se tutti fossero presenti, se tutti i giorni fossero di scuola, fossero effettivi, perché poi per il periodo di scioperi chiusura per altri motivi. Naturalmente cosa comporta questo? Che a fine dell'anno, se non tutti i pasti che vengono stimati vengono erogati, c'è un'economia, ma di conseguenza questa economia comporta anche una riduzione della tratta di pari importo. Anzi, no, un po' meno, perché sicuramente non c'è la copertura del 100% della spesa, la riduzione della tratta di che è pari a 33.000 euro che avete visto, quindi 33.000 euro è un giro comunque, diciamo, nel senso che non è un'effettiva economia di taglio, ma dovuto al fatto che non sono stati erogati comunque il pasto. Per quanto riguarda poi le spese, poi le spese del personale, c'è stata una riduzione per la dell'acquisto di materie prime del 2%, e quindi a livello complessivo comunque siamo passati da 2.112.000 a 2.095.000 per la spesa complessiva. Dopo c'è un'analisi delle funzioni dove c'è lo stato complessivo della spesa, lo stato 2010. E vi ricordo che davanti all'amministrazione comunque è un calcolo che deriva sia dalla gestione di competenza, quindi riscossione pagamenti e riscossione pagamenti di competenza e riscossione e pagamenti di conti residui, cioè dell'anno prima, e anche dei residui differenti, cioè degli anni precedenti. Questo significa che se io riesco a riscuotere più del credito che avevo e lo riesco a riscuotere tutto, e per quanto riguarda i miei debiti questi non per qualche motivo non li pago, risulta quindi che la gestione non è solo una gestione per spiegare, perché non abbiamo contabilità economica di un'azienda. No? Il bilancio è un dato contabile che risulta sia quindi per la gestione in caso dei pagamenti, ma anche se riguardano anche i debiti e i crediti che vengono possibili. Quindi questo significa che questi 95.000 euro non è un dividendo, non è un utile, come magari si può intendere, no? È un risultato contabile che permette di dire se io in questo momento dovessi, cioè il 31 dicembre, dovessi riscuotere tutti i miei crediti, pagare tutti i miei debiti e utilizzare tutti i soldi che ho in cassa, avrei un risultato in cui mi troverei ancora 95.000 euro.
questo è il principio. Quindi questi 95.000 euro io li posso applicare sul bilancio di competenza. Sono... Difatti, in questa sede, contestualmente, abbiamo poi fatto una relazione di bilancio, successivamente.